In occasione di questo importante dibattito oggi all'Università degli Studi Link incontriamo Vincenzo Iellamo, che è responsabile dell'area ricerca. Qui veramente è un'università all'avanguardia, dove la ricerca certamente rappresenta un fiore all'occhiello. Senz'altro, l'Università Link Campus si propone nell'ambito nazionale e internazionale come un elemento di coesione della ricerca che possa andare a soddisfare poi le esigenze del tessuto imprenditoriale e sociale del nostro Paese, potendo nell'ambito di questo incontro che abbiamo fatto e stiamo facendo stamattina, potendo formare e presentare l'Italia e il proprio tessuto imprenditoriale e sociale come esempio da esportare all'estero, oltre che che consenta di far crescere le realtà interne. L'area di ricerca e sviluppo dell'Università Link è un'area ormai da tempo strutturata in tutti i settori che vanno dall'economia all'innovazione tecnologica, agli studi sociali, diversi settori, e nell'ambito della nostra università la professoressa Manuela Minozzi, che è qui presente a me, rappresenta il responsabile scientifico che va quindi a coadiuvare il sottoscritto e a indirizzare l'Ateneo stesso nella scelta e nella selezione di quelli che possono essere dei programmi di ricerca e di sviluppo che più possano adattarsi alle esigenze del nostro tessuto sociale. Allora, la parola alla professoressa. Professoressa, quando parliamo di ricerca, di sviluppo, ci chiediamo sempre: ma a che punto è l'Italia? Dov'è il nostro paese? L'Italia è un punto decisamente ottimo di ricerca e sviluppo, sotto tutti i punti di vista. Sia per gli italiani che sono in Italia, nel senso che noi abbiamo delle realtà di grandissimo livello per quanto riguarda la ricerca tecnologica, tutto il discorso si sta sviluppando sull'intelligenza artificiale, ovviamente non come i grandi colossi tipo Google, che è sul sviluppo diretto dei software e nella gestione di quelle che sono le competenze, ma più che altro per quanto riguarda tutta la parte di moderazione, di algoritmo, di quello che c'è alla base. Inoltre siamo a un grandissimo livello per quelli che sono gli italiani all'estero, cioè i ricercatori italiani che sono all'estero sono veramente fiore all'occhiello di tantissimi enti università che hanno dei risultati ottimi, e questo si vede anche nei report che vengono fatti per esempio dalla Commissione Europea sui finanziamenti che vengono vinti, sui progetti vinti in particolare per l'ERC, cioè su quelli che sono in cui il principal investigator ha una grande importanza, quindi sono proprio direttamente nella competenza di chi li propone. Quindi devo dire che l'Italia per fortuna ha delle ottime menti, sia qui che fuori.